Piove sul bagnato in casa Catania dopo l'ennesima sconfitta stagionale, questa volta 2-0 ad opera del Carpi. Umore nero per i tifosi. Non lo seguo più il Catania e comunque credo che sia destinato ormai alla C, per volontà credo della società. Questo è il mio pensiero. Ma è una situazione molto triste. Secondo te Cosentino si dovrebbe dimettere dalla gestione tecnica? Assolutamente, dovrebbe cambiare. Un suggerimento per il presidente Bulvirenti in questo momento? Di essere più presente in società e guidarla lui, assolutamente, di non affidarsi a mercenari o altro. Secondo te Cosentino dovrebbe dimettersi dalla gestione tecnica? Ma Cosentino, non lo so, è dura sinceramente, però stando ai fatti sì, Cosentino si è messo contro la società e quindi magari se Cosentino si dimette molti problemi possono risolversi. È questione dei giocatori, è questione degli uomini che sono all'interno della società. È inutile comprare i giocatori se non vengono gestiti bene. Il presidente molte volte viene qua al bar, quindi non so più nemmeno cosa dire. Quest'anno iniziando gli ho detto se riuscivamo magari a ritornare in Serie A, però niente, purtroppo sta andando di male in peggio. Facciamo finta che adesso entra Bulvirenti, cosa diresti? La prima parola. Gli offro un caffè, non lo so. Stiamo zitti, che è meglio. Non lo so, comunque speriamo che la squadra si riprenda. Cosentino sarebbe soltanto l'ultimo problema alla fine, dovrebbe dimettersi anche lui, però un attimino cambiare un pochettino il piano societario della squadra. Vedo praticamente che Pellegrino gli hanno dato la squadra per 2 giornate, gli hanno data, siamo nelle mani in questo momento di nessuno. Un suggerimento al presidente Bulvirenti? Noi sinceramente di iniziare a credere di nuovo nella società. Basterà Liverani o un altro allenatore per salvare il Catania? No, non basterà soltanto un uomo come Liverani, eccetera. Ci vorrà una rifondazione. Liverani può fare quello che può fare, ma se non c'è una forza nella società, che cosa può fare questo poveraccio? La crisi nera del calcio Catania ha due nomi, Bulvirenti e Cosentino. Adesso ci saranno 3 settimane per cercare di ricostruire il morale e pensare anche a rinforzare una squadra che ha necessario bisogno di rinforzi. Se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio.